questo è quello che ricordo, diciamo, quel momento con molta gioia e mi sono convinto, insomma, che... E poi, ecco, ho avuto anche, diciamo così, la fortuna durante l'esperienza, diciamo così, di assessore di fare una serie di iniziative con l'Istituto di Toledo Tedesco. Abbiamo coinvolto le scuole e abbiamo fatto una bellissima manifestazione nel 2009. Ed è stato, diciamo così, anche lì un dibattito molto, molto acceso, molto, molto significativo, cioè nel senso abbiamo dato spazio, diciamo, sia a, c'è stata una delegazione tedesca che ha raccontato la sua esperienza, e quindi, ecco, poi riuscire, diciamo così, a coinvolgere anche le scolaresche. E per esempio, ecco, conservo alcune cose di quell'iniziativa. Sì. Questo è un pezzettino del muro di Berlino, lo conservo con gioia perché è una... Prego. Un pezzetto del muro di Berlino. Sì, sì. Ed è stata una bellissima esperienza, insomma, ripeto, ecco, impegnarmi anche per far conoscere ai ragazzi e ai giovani, diciamo, quello che rappresenta. Infatti quello è importante, tramandare ovviamente alle nuove generazioni quello che è stato un evento storico molto molto importante, soprattutto far capire ovviamente a livello storico l'importanza di un evento. Questa è stata l'iniziativa che abbiamo fatto. C'era una volta il muro, sì. Quindi dal 15 novembre, 8-15 novembre 2009 al Forte San Carlo. Erano quindi tutti convegni, sì, questa poi me la ricordo comunque perché era stata organizzata e poi c'erano anche proiezioni, vedo. Sì. Quindi le conferenze, altre cose, eccetera. Con l'associazione Dolce Vita. Con l'associazione Dolce Vita. Abbiamo coinvolto tutta una serie di associazioni proprio per garantire, diciamo, il massimo della partecipazione, e soprattutto le scolaresche, insomma, sono state, c'è stata anche una mostra, sono state partecipate. Devo essere. Devo ricordare con un amico Giorgio Pagliuca, che insomma è stato uno dei protagonisti, quando mi ha proposto questa iniziativa io sono stato felicissimo, perché effettivamente era una parte di storia che avevo vissuto e indirettamente volevo dare anche un segnale, diciamo, di un'amministrazione che andava verso, perché abbiamo fatto diversi progetti sulla pace, sul dialogo, sulla fratellanza. E tra altre cose, ecco, seguiva anche... Io conservo un po' tutto perché, ripeto, fanno parte delle mie esperienze, del mio vissuto. Ed è comunque una cosa molto bella perché, ripeto, fa anche memoria storica e soprattutto ti permette anche di tramandare queste cose alle nuove generazioni che sicuramente hanno bisogno di avere questo tipo di, sì, l'obiettivo, di iniziative. Tante scolaresche sono venute. E di conoscere. E hanno partecipato, hanno fatto anche dei loro lavori, quindi è stata una cosa molto bella.